Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale. Questa volta vi porto alla zona di Navarres, un'oretta di strada da Valencia. Abbiamo fatto una gita di tre posti diversi. Il primo posto è questo qua, che è la Tres Chorradores di Navarres, molto bello. La unica cosa è che la terza cascata non siamo riusciti a vederla perché era interrotto il percorso, perché c'era tanta acqua, perché ha piovuto negli ultimi tempi, quindi ha rotto abbastanza i ponti, quindi non c'era tanto da camminare. Posto stupendo, c'è una cascata meravigliosa, splendida, a parte che siamo andate al mattino presto, quindi c'era poca gente, stupendo, stupendo, dove c'è questo sottopassaggio nell'acqua, sembra, non so, a me mi ha dato l'impressione come fra un po' ti escono i nani da qualche parte, bellissimo, bellissimo, ne vale la pena. Ma in questa zona ci sono tantissime cascate, ma proprio tante tante, io ogni volta scopro un posto diverso. Comunque bella gente, se vi piacciono i miei video, se piace questo video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità, e soprattutto seguitemi su Instagram e Facebook. Guarda Cali come si diverte, bellissimo bellissimo, guardate che meraviglia, che cascata stupenda. Questo percorso è buono perché è indicato molto bene, perché c'è un fondo, c'è aria di finizione, molto, molto ordinato, molto curato, è veramente molto bello. Questa qua è la seconda cascata che andiamo a vedere, però la più bella è la prima. Un posto veramente consigliabile, un pezzo di paradiso, molto molto bello. Questa invece è la strada del ritorno, dove mi sono fermata a prendere un po' di energia dell'acqua, e siamo andate alle Tres Cascadas de Ana, cosa che anche qua il percorso era interrotto. Infatti siamo riusciti a guardare solamente la prima cascata, la seconda era splendida, la mia amica non è riuscita a scendere perché era una discesa abbastanza importante, pericolosa, si scivola, anche se è indicata molto bene, ci sono le corde dove potete attaccarvi, però veramente la discesa è un po', però arrivando giù troviamo questa cascata meravigliosa, splendida, bellissima, non so come descrivervi, veramente un posto magico, guardate com'è bella. L'unica cosa, come vedete, i ponti sono tutti sfasciati, tutti rotti. Adesso abbiamo deciso di andare in questo pezzo di paradiso, che sono due passi lontano dalle Tres Cascadas de Ana. Veramente un posto spettacolare, mi è piaciuto tantissimo, mi ha sorpreso tanto, perché è veramente un posto dove decidi di venire e poi passate la giornata tranquillamente, perché comunque ci sono posti all'ombra e poi lanciate l'acqua, l'acqua è fredda ovviamente, l'acqua di montagna, è bellissimo. In questa zona di Navarra ci sono tantissimi posti come Pozzo Nero, Bolbaite, che è molto molto bello da vedere. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina dove vi arriva tutta la novità. Cali si è completamente spenta, poverina. Bella gente, mi raccomando, seguitemi su Instagram e Facebook, vi aspetto al prossimo video e alla prossima avventura. Ciao a tutti, soprattutto italiani a Valencia. Ciao belli!